Il bando di vendita di Calazzi in Cinzias sarà sospeso perché la dottoressa Maria Iba, il direttore appena insediato dell'Agenzia Lavoro, ha dato disposizioni al commissario liquidatore di sospenderlo. Procederemo poi attraverso la costituzione di un fondo unico alla valutazione a come acquisire i beni, in questo caso di Calazzi in Cinzias, ma anche i beni particolarmente pregiati che la Regione ritiene di particolare valore non naturalistico e paesaggistico, come farli acquisire dalla Regione per sottrarli ad attività speculative. Naturalmente l'interesse primario della Regione è quello di mettere in salvaguardia e tutelare assolutamente i valori di pregio e di pregio naturalistico, in particolare situati sulle coste.